Si può anche disporre di riserve idriche in periodi di siccità. Queste condotte forzate, però, hanno anche un grosso svantaggio. Possono deturpare l'ambiente, innescando modifiche che si ripercuotono in modo particolare su flora e fauna. Ma ci sono dighe che possono provocare danni ancora più devastanti. Tutti ricordano la diga elevata nel 1960 sul torrente Vajont, nel nord Italia. I geologi avevano lanciato l'allarme perché temevano una frana dal monte sovrastante la diga, il monte Toc, ma la costruzione andò avanti lo stesso e la frana puntualmente arrivò, facendo tracimare l'acqua e causando quasi 2.000 morti nel paese a valle, Longarone. In giro per l'Italia, però, ci sono tante altre barriere costruite rispettando i criteri di sicurezza e che svolgono una funzione importante, come questa sul torrente Arda, a Mignano, nell'Appennino tosco-emiliano. La diga, profonda 64 metri e con un invaso di oltre 11 milioni di metri cubi, è fondamentale per la conservazione e la distribuzione delle risorse idriche necessarie all'attività agricola e industriale della zona, oltre che per fornire l'acqua potabile alla comunità territoriale. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha deciso di eliminare solo le barriere inutili o dannose per la vita dei fiumi e conta di riportare a flusso libero 25.000 chilometri di fiumi entro il 2030, ripristinando le pianure alluvionali e le zone umide scomparse, preziose per mitigare i danni dei gas a effetto serra. Ma è un obiettivo raggiungibile in così poco tempo? In Europa si è già iniziato a fare molti interventi, ci sono oltre 100 tra dighe e grosse barriere che sono state rimosse in questi ultimi anni, dalla Spagna alla Francia alla Germania. In Italia la situazione è ancora un po' indietro, nel senso che facciamo molta fatica a fare questi interventi intanto di riqualificazione fluviale generale. Il WWF per esempio ha proposto di incominciare a individuare tutte quelle barriere, traverse, piccole dighe, obsolete, che non servono più, che sono abbandonate, che possono essere rimosse facilmente riqualificando quei tratti di fiume per rinaturalizzare e ripristinare quelle condizioni che ci consentono anche di rispondere ai cambiamenti climatici in modo più efficiente. Il Po, il fiume più grande d'Italia, ma anche il malato più grave. In più punti negli ultimi decenni è stato sconvolto il suo corso naturale. Adesso spera nelle cure di coloro che fino a qualche tempo fa erano la causa del suo male, le associazioni dei cavatori. Grazie a un accordo con il WWF parteciperanno a un programma di rinaturalizzazione del fiume, reso possibile dalla nuova strategia europea sulla biodiversità. Il WWF otterrà così il ripristino del Po com'era e dov'era, togliendo in parte le opere che ne hanno modificato il corso. Il programma è stato inserito dal Ministero della Transizione Ecologica nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il costo previsto è di circa 350 milioni di euro. Il progetto di rinaturazione del Po è un progetto proprio per cercare di riportare il fiume alle sue origini, di pluricursalità. Il Po attualmente è un grosso canale, soprattutto nel tratto medio padano,
E l'idea è quella, proprio quella di cercare di recuperare i vecchi rami laterali e di ridare capacità al fiume di esondare, di diversificare l'habitat, di recuperare quei servizi ecosistemici fondamentali per il territorio, come ad esempio la capacità di autodepurativa del fiume, che è data per esempio dalle zone umide o dalle fasce forestali molto, molto ampie. Una delle tante alluvioni che nell'estate del 2021 hanno messo in crisi il nord Europa, in particolare la Germania, dove le vittime sono state quasi 200. Devastanti i danni ambientali. Il cambiamento climatico, negli ultimi 20 anni, ha aumentato di 9 volte il rischio di inondazioni in tutta Europa. Ma c'è anche l'altra faccia dei danni creati dal cambiamento climatico, il grande caldo che colpisce il sud Europa. In Sicilia, sempre nell'estate del 2021, in alcune zone la temperatura ha superato i 48 gradi. Il 70% del territorio dell'isola ormai è a rischio desertificazione. Il prezzo più alto del surriscaldamento della terra, però, lo pagano le popolazioni che vivono ancora più a sud dell'Italia. Quegli anticicloni che rimanevano sostanzialmente sempre sul Sahara, adesso ogni tanto entrano nel Mediterraneo e portano queste ondate di calore estremamente elevato. Non possiamo certo dar colpa agli africani che emettono e hanno emesso pochissima anidride carbonica ed altri gas serra in passato del riscaldamento globale che influenza tutta la terra, ma che agli impatti più forti propriamente nei paesi in via di sviluppo, nei paesi poveri, in particolare la fascia del Sahel, l'Africa in generale. L'esempio più macroscopico della siccità che colpisce il Sahel è il lago Chad, che si trova nella parte settentrionale della regione. Fino all'inizio degli anni 70 era la sesta fonte di acqua dolce del pianeta. Poi, d'un tratto, ha cominciato a ridursi, fino a misurare meno di 2000 km quadrati. Questa cartina rende bene l'idea del progressivo prosciugamento del lago a partire dal 1973. Da allora, il lago ha ridotto la sua superficie di 17 volte. E quindi è chiaro che in questa mancanza di risorse idriche, e tutti ne soffrono, i pastori e gli agricoltori non possono più andare d'accordo perché sono in competizione per le risorse. Quindi nascono conflitti, conflitti per le risorse, e ovviamente nel momento in cui ci siano conflitti si bada meno all'ambiente, quindi purtroppo sono circoli viziosi che poi alla fine, come estrema conseguenza, l'ultima strategia di adattamento è la fuga, cioè la migrazione. Entriamo in uno dei tanti campi profughi africani. Sono concentrati soprattutto in 3 paesi, Etiopia, Kenya e Uganda. L'Uganda da sola ospita un numero di rifugiati superiore al totale delle persone accolte finora nell'Unione Europea. In buona parte scappano da guerre civili, come in questo campo profughi ai confini tra il Sud Sudan e l'Etiopia, ma c'è anche tanta gente fuggita dai propri villaggi per la desertificazione che ha colpito il loro territorio. Sono i profughi climatici. A novembre del 2021, a Glasgow, nel Regno Unito, si è svolta la 26esima conferenza mondiale dell'ONU sui cambiamenti climatici. Poteva essere finalmente per gli Stati una grande occasione a prendere un serio impegno per ridurre il surriscaldamento della Terra, ma così non è stato. Nel documento finale del vertice non si parla più di eliminazione, come era stato stabilito in un primo momento, bensì di riduzione progressiva dell'utilizzo del carbone, che è il maggiore responsabile delle emissioni di gas serra, senza alcun accenno ai tempi di questa riduzione.
e la guerra tra Russia e Ucraina li rallenterà ancora di più. Glasgow ha fatto vedere come il rapporto fra paesi del nord del mondo e sud del mondo dovrà cambiare, tenendo conto innanzitutto che siamo tutti in questo sistema complesso e globalizzato. Siamo tutti sulla stessa barca o, come dice qualcuno, siamo tutti sullo stesso mare in tempesta, ma c'è qualcuno che ha uno yacht e qualcun altro che ha un barcone o un gommone. Io dico spesso che non bisogna più parlare di uguaglianza, perché uguaglianza vuol dire dare a tutti gli stessi strumenti. Bisogna parlare di equità, cioè dare gli strumenti che servono nel momento in cui servono, nella misura in cui servono. Quindi se servono più strumenti ai paesi del terzo mondo, ebbene questo è quello che dobbiamo fare. Il 20% della popolazione mondiale utilizza da sola l'80% delle risorse idriche dell'intero pianeta. È il dato più eclatante dell'ultimo rapporto dell'ONU sulle disuguaglianze nella distribuzione dell'acqua. La quantità di persone che ne soffrono le conseguenze è impressionante. Oltre 2 miliardi nel mondo sono coloro che attingono a fonti di acqua potabile contaminate. 4 miliardi e mezzo le persone che non hanno accesso a servizi igienici di base, oltre la metà della popolazione mondiale. 1 miliardo e 600 milioni di persone hanno a che fare con una scarsità d'acqua economica. Sarebbe cioè fisicamente disponibile, però mancano le infrastrutture per farla arrivare a chi ne ha bisogno. Ma il dato che colpisce di più nel rapporto dell'ONU riguarda i bambini che muoiono per malattie legate alla scarsità di acqua pulita e di servizi igienici. Sono 1000 al giorno. Repubblica Centrafricana, uno dei paesi dove è più alta la mortalità infantile. La capitale è Bangui. Il territorio dello Stato è vasto più dell'Italia. Gli abitanti sono 4 milioni e i bambini di età inferiore a 5 anni sono 700.000. Secondo le stime disponibili, ogni 1000 neonati, 124 muoiono entro il primo mese e altri 139 muoiono prima di compiere 5 anni. Le cause di queste morti, dicono i medici con l'Africa Kuam, che gestiscono l'unico ospedale pediatrico di tutto il paese, che si trova nella capitale, sono da ricercare in patologie come la malaria, le gastroenteriti, la diarrea, tutte malattie direttamente collegabili alla cronica carenza di acqua e servizi igienici, nella città, come nei tanti villaggi sparsi per il territorio. Malattie che sparirebbero se ci fossero un minimo di infrastrutture per la distribuzione dell'acqua potabile e per fornire servizi igienici adeguati. C'è un'altra grave conseguenza delle difficoltà nell'accesso all'acqua: i conflitti sempre più frequenti fra gli stati che soffrono di carenza idrica per accaparrarsi la poca acqua disponibile. Spesso vengono mascherati come conflitti etnici o religiosi, ma non è così. Questa mappa che evidenzia le zone a rischio è stata progettata per il Consiglio di sicurezza dell'ONU dai ricercatori del consorzio internazionale Water Peace Security. L'obiettivo è di segnalare in anticipo i punti di maggiore pericolo, fornendo le informazioni necessarie per provare a intervenire. E quali sono i punti principali di rischio in questo momento? Nel sud-est asiatico, il bacino del Mekong, e in Medio Oriente quello del Giordano. Finora sono falliti tutti i tentativi per una gestione concordata delle acque dei due fiumi tra i paesi in cui scorrono. Poi c'è il bacino del Tigri e Eufrate. La Turchia è accusata dagli stati confinanti di aver costruito troppe dighe che riducono l'acqua a loro disposizione.
Nel Nord Africa è questa diga sul Nilo Azzurro, appena inaugurata in Etiopia, che rischia di provocare una guerra per l'acqua. È stata costruita da un'impresa italiana in 10 anni ed è il più grande impianto idroelettrico del continente. Lo sbarramento è al centro di un conflitto con l'Egitto, che protesta per la riduzione a suo danno della portata delle acque del fiume. L'Etiopia ribatte dicendo che non ci sarà alcun danno. E il già precario equilibrio del Corno d'Africa rischia di saltare del tutto. Un ruolo prezioso di pacificazione lo sta svolgendo l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Scienza, l'Educazione e la Cultura, con una sua strategia di intervento per una buona gestione dei 600 fiumi e laghi transfrontalieri di tutto il pianeta. Ci proponiamo di promuovere un approccio inclusivo alla gestione delle risorse idriche. Questo significa che non sia solo la classe dirigente politica a prendere decisioni sul governo dell'acqua, essendo l'acqua un bene pubblico e un diritto umano fondamentale, ma che ci sia una partecipazione sociale, ampia e condivisa. Ci proponiamo di far sì che le donne siano fondamentalmente incluse in questo processo. Le donne sono molto spesso responsabili della gestione dell'acqua nelle loro società, ma molto spesso sono escluse perché non hanno un accesso paritario alla proprietà della terra. Quindi ci proponiamo, in sintesi, di far sì che l'acqua sia uno strumento di pace. A dimostrare la validità della strategia dell'UNESCO, nel bacino del Senegal, che è il secondo fiume dell'Africa occidentale, c'è un buon esempio di collaborazione transfrontaliera fra i paesi attraversati da questo fiume, e cioè Gambia, Mauritania e Senegal. Ebbene, la speranza è che siano proprio questi tre stati che si comportano in maniera responsabile ad indicare al resto dell'Africa la strada giusta per risolvere i problemi dell'acqua. Modena, la sala riunioni di Ho avuto sete, un'organizzazione di volontariato nata 10 anni fa dall'iniziativa di un gruppo di amici impegnati in iniziative e progetti legati all'acqua. In questi 10 anni sono riusciti a catalizzare energie in molte città della regione, raccogliendo adesioni da mondi diversi, con un obiettivo principale: portare l'acqua dove manca. Noi siamo nati proprio come un gruppo di amici, di persone che forse si sono resi conto di essere molto fortunate e che in qualche modo questa fortuna andava rimessa in circolo, no? E quindi abbiamo iniziato questi progetti con la costruzione di questi pozzi d'acqua potabile. Poi chiaramente andando a visitarli, perché ogni progetto l'abbiamo visitato per evidenti garanzie ai sostenitori, beh, dopo si accende un entusiasmo e una passione che è inesauribile, è una fonte, è una nuova fonte, diciamo, d'acqua. Sono una quarantina i pozzi costruiti in questi anni in Burkina Faso, Malawi, Benin, Eritrea, Tanzania. Tutti paesi ad alto rischio di sicurezza. E insieme ai pozzi, i volontari di Ho avuto sete hanno realizzato anche altri progetti nel campo sanitario ed educativo, mirati alla crescita sociale e culturale di questi paesi. Noi abbiamo sempre l'idea che il volontariato abbia a che fare col dare, invece no, ha a che fare con l'essere, cioè qui, qua, in questi rapporti di cura, chiunque fa un'esperienza di volontariato sa che alla fine è molto difficile dire chi aiuta chi, perché tu ne esci, no, molto, diciamo, molto trasformato rispetto a prima. I volontari di Ho avuto sete hanno fatto e continueranno a fare molto, ma il loro impegno non basta se anche gli stati non si muovono.
Gli stati sono costruiti su un principio di potere, da un lato, quindi tendenzialmente sono autoreferenziali, pensano ad espandersi. Dall'altro c'è una sorta di individualismo delle nazioni che pensano, diciamo, al loro bene immediato. Ecco, l'epoca globale è l'epoca in cui i problemi sono collettivi, indissolubili, e questo ci richiede, direi, non solo una transizione ecologica, ma una vera conversione di civiltà. Cioè passare dal principio di potere a un principio di responsabilità solidale e tradurre quello che gli stati ancora intendono come potere di fronte a queste enormi contraddizioni come il principio del prendersi cura. Quindi questa è una rigenerazione sicuramente della politica, della democrazia, ma io direi una svolta spirituale, cioè vuol dire cambiare il nostro modo di stare al mondo, cosicché diventi quello che Paulo Freire, il grande educatore brasiliano, chiamava essere con il mondo, quindi abitarlo senza distruggerci e senza distruggerlo. It is so decided. Un segno di speranza arriva dal Palazzo di Vetro di New York. Il 25 settembre del 2015, i 193 paesi membri dell'ONU riuniti in assemblea hanno sottoscritto l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. 17 obiettivi inquadrati in un programma d'azione con 169 traguardi da raggiungere entro il 2030 per combattere disuguaglianze e ingiustizie sociali e per tutelare meglio l'ambiente. Anche Papa Francesco è voluto intervenire in questa importante occasione per sottolineare come l'esclusione economica e sociale sia un attentato gravissimo ai diritti umani. I governanti devono fare tutto il possibile, ha detto il pontefice, perché tutti possano disporre della base minima per rendere effettiva la loro dignità. Tra gli obiettivi fissati nell'Agenda 2030, uno dei più importanti prevede un accesso equo e universale all'acqua potabile e impianti igienici adeguati per tutti. In particolare, gli Stati hanno preso quattro impegni. Ridurre in modo sostanzioso il numero di chi soffre carenza idrica. Aumentare la cooperazione internazionale in programmi legati all'acqua. Rafforzare la partecipazione delle comunità locali alla gestione idrica. Proteggere e risanare gli ecosistemi legati all'acqua. Ma c'è una novità che rischia di vanificare ogni sforzo. Dal 2020 l'acqua è diventata un bene finanziario quotato in borsa, nonostante l'ONU avesse riconosciuto il diritto all'acqua per tutti, senza discriminazioni. Cosa faranno gli stati più ricchi? Manterranno gli impegni presi nel 2015? Abbiamo voluto chiedere un parere a chi in Africa ha passato una vita a difendere le fasce più povere della popolazione, padre Alex Zanotelli. Oggi, superati gli 80 anni, il missionario comboniano vive a Napoli, in un piccolo appartamento ricavato all'interno del campanile della chiesa che si affaccia sulla piazza principale del Rione Sanità. Per me non c'è ancora nessuna volontà di fare qualcosa a questo livello, per una semplicissima ragione, che ormai la finanza ha messo gli occhi sull'acqua come il supremo bene da sfruttare. È finita l'era del petrolio, inizia l'era dell'oro blu. Ecco perché anche i governi non ce la fanno a prendere decisioni, perché chi comanda non sono i governi, è la finanza. Tocca a noi davvero far passare queste notizie alla gente, renderli cosciente della gravità della situazione e metterci insieme e fare dei grandi movimenti popolari per scuotere i nostri governi a prendere decisioni che sono fondamentali sull'acqua in questo momento storico.
Come raccogliere l'appello di padre Zanotelli? Nel marzo del prossimo anno l'ONU ha convocato la seconda conferenza mondiale dell'acqua. Pensate, la prima si era tenuta in Argentina 46 anni fa. I capi di governo si ritroveranno nel Palazzo di Vetro a New York per non fallire gli impegni presi nel 2015. Tutti allora sostennero di voler raggiungere gli obiettivi fissati nell'Agenda 2030. Ma allora il mondo era diverso. Spirava forte il vento della solidarietà. E oggi speriamo che torni, perché il tempo passa, l'acqua diminuisce e il 2030 si avvicina. Amore criminale. In questa puntata